Ciao a tutti dallo staff del Garden West. Oggi vi faremo vedere come, una volta germinato il seme, andiamo ad interrare il cubetto con il nostro germoglio. Allora, prendiamo la serretta. Come vediamo, l'umidità è sul 90%, condizione, come abbiamo visto nel precedente video, necessaria per far germinare i semi in un ambiente ideale. In questo caso li metteremo in vasi piccoli da 1,4 litri. Utilizzando questi vasetti possiamo far fare la prima fase vegetativa alle piantine in un piccolo spazio, massimizzando al massimo la luce che serve ai piccoli germogli per iniziare a crescere, potendo utilizzare lampade MH meno potenti nella fase in cui la luce deve essere accesa per 18 ore. Prendiamo il Grodan e gli togliamo la plastica attorno e lo mettiamo in terra. In questa maniera qua. In questo caso è anche un pelo troppo basso. Ok. E gli andiamo poi a mettere la terra intorno. Pressiamo leggermente la terra quando la mettiamo nel vasetto, in maniera da prevenire eventuali ribassamenti dovuti all'irrigazione. Vediamo che abbiamo messo il cubetto a filo con la terra. Una volta innestato il germoglio, andiamo a bagnare intorno allo stesso in maniera uniforme per far sì che il terreno si compatti e le radici inizino a crescere. Utilizzando questi vasetti riusciamo inoltre a bagnare la giusta quantità di terra, dato il ridotto volume della litosfera in questa fase, utilizzando anche meno fertilizzanti nella soluzione nutritiva. Ora prendiamo i nostri germogli e li mettiamo sotto la lampada.